dottor Salvi, una serata attesa da tanto, ripagata questa attesa con interessi, direi. Direi proprio di sì, abbiamo vinto, direi, sembrava la squadra della parrocchia quella che abbiamo avuto contro, li abbiamo completamente distrutti. Abbiamo giocato alla grande come siamo in grado di giocare in qualsiasi situazione, abbiamo una grande squadra, siamo tutti veramente, veramente molto contenti. Cioè, volete che vi dica qualcosa d'altro? Non c'erano bisogno di motivazioni particolari, no? Ma io credo che i ragazzi le motivazioni le abbiano trovate da soli. Cioè, voglio dire, loro erano convintissimi di giocare questa partita, di giocarla alla grande, come hanno realmente dimostrato. Sono stati in partita dal primo secondo alla fine del quarto quarto, giocando sempre con una fortissima intensità. Cosa volete più? Da una squadra di B2 a questi livelli io non ho mai visto giocare così, io ho visto pochissime volte giocare così, ci sono stati 5 minuti del terzo quarto che mi sembrava di essere, non so, una serie a 2, faccio per dire, no? Cioè, perché abbiamo giocato veramente un ottimo basket, non so se qualcuno ha qualcosa da dire in contrario, però per me è stato un ottimo basket, sicuramente. Ci sveli un segreto, come è venuta l'idea di preparare quel disco all'inizio della partita? Beh, lì la fonte è sempre Merighi, Andrea Merighi. Andrea Merighi è il capo di Mazzalora, quindi per lui quando è carnevale è una cosa incredibile, è un creatore veramente alla grande, e direi che ha fatto veramente un bello spettacolo, mi sono piaciute molto le pale, molto gli sci, direi che ci sta la coreografia, la neve, cioè, voglio dire, è stata una serata di festa, credo che tutti più o meno, insomma, ci siamo divertiti veramente tanto. Insomma. Quindi di nuovo sabato qua con l'altro Montegranaro. Sabato siamo qua con l'altro Montegranaro, sabato verrà il mio amico Corsini a dirvi in che posizione arriveremo, perché sicuramente verrà lui e vi dirà un pochettino quello che io vi avevo anticipato tante settimane fa. Cioè, voglio dire, solo che tutti dicevano di buttare acqua, tieni i toni bassi. Io non sono per i toni bassi, per me ci vogliono dei toni alti, perché devi sempre avere degli stimoli sempre maggiori. I giocatori devono essere stimolati e devono sentire che la società crede nel potenziale che ha in mano. Io sono 30 anni che sono negli spogliatoi, a differenza di tanti che non ci sono mai andati, e so esattamente quello che di solito vogliono sentirsi dire, poi delle volte mi sbaglio anch'io, però bisogna tenere un tono alto con il giocatore, non dire bim bum facciamo, no, 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 noi dobbiamo arrivare ai secondi, cioè, poi sai che non ci arrivi, no? Cioè, voglio dire, però devi farli credere in loro stessi, ci credono di più, sentono la forza della società che è dietro di loro, siamo soddisfatti, siamo contenti, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Beh, insomma, detto, visto l'entusiasmo così, allora io chiedevo, questa Tramec 100 basket, dove arriva realmente? Dove può arrivare? Guarda, io sono ancora convinto di quello che ho detto tante settimane fa. Secondo me noi possiamo arrivare tranquillamente a fare i playoff in casa. Questo è quello che penso realmente. Cioè, voglio dire, noi arriviamo fra il quarto e il quinto posto. Questa è la mia opinione. E te l'ho detto in tempi non sospetti, domenica abbiamo perso di un punto, cioè, voglio dire, abbiamo avuto la palla in mano a 10 secondi dalla fine, 10-1, una roba del genere, cioè, voglio dire, 65-64, tu sai meglio di me che il basket è fatto da tanti episodi, quello lì ci è andato male, altre volte ci è andata bene, per l'amor di Dio, però se avessi vinto quella, oggi saresti qua a dire forse arriviamo terzi, hai capito? Invece io dico, secondo me possiamo fare, ripeto, possiamo fare i playoff in casa. Io ci credo in questa squadra qua, abbiamo un ottimo allenatore, abbiamo uno staff dirigenziale che si fa, non si può dire perché siamo in un'intervista, comunque si dà molto da fare, abbiamo della gente attorno, adesso Manni, io prima scherzavo, ma Manni è veramente importante per la nostra società in tante cose, cioè voglio dire, abbiamo lui, abbiamo che, cioè abbiamo veramente una società, secondo me, forte, che si impegna, che si dà da fare, per me possiamo veramente arrivare in alto. Poi pian piano, io sono convinto che il nostro campionato non sia questo. Allora, questo è quello che penso io. No, ma tocchiamoci pure, ma no, ma non sto mica dicendo quest'anno, cioè voglio dire, non sto dicendo questo, per l'entusiasmo che c'è a Cento, per l'entusiasmo che ha la dirigenza, per le possibilità economiche che hanno alcuni imprenditori centesi, cioè voglio dire, perché è la verità, cioè voglio dire, noi possiamo
sperare di arrivare sicuramente a fare il derby con Ferrara, ma non il prossimo anno perché Ferrara verrà giù, per cui hai capito, sarà, mi piacerebbe fare il derby di nuovo, io me lo ricordo ancora quello con le trombette a Ferrara, le ho portate dentro io le trombette, cioè voglio dire, quindi le ho distribuite tutte io, avrei due sacche piene di trombette. No, c'ero io con le trombette, Berenghi non c'era, portate io, ce le ha date tutte Tudini, me lo ricordo come fosse oggi, quindi io mi ricordo quelle cose lì, è una soddisfazione. Quindi cinque uomini in campo, il sesto sugli spalti, sì, e il settimo negli uffici, cioè la società è importantissima. Secondo me sì, cioè voglio dire, io credo che stiamo dando la dimostrazione che ognuno di noi nel suo piccolo riesce a portare un piccolo mattoncino, più o meno grande, sto parlando a livello dirigenziale. Cioè abbiamo delle persone veramente in gamba, primo fra tutti io considero Paolo Fava, è stato uno degli acquisti più importanti della Benedetto. Io sono già vecchio, come ho già detto tante volte, anche Corsini è già vecchio, noi pian pianino ci ritiriamo, questa è la realtà, e davanti rimarranno Andrea Merighi e Paolo Fava, che sono le due persone che devono tirare il carretto, cioè voglio dire, io l'ho tirato tutto l'anno scorso, un pezzo di quest'anno, lui pure, cioè voglio dire, adesso noi ci godiamo quello che è venuto fuori, e i due ragazzi giovani, io li chiamo ragazzi giovani, hai capito, si fanno da fare, quindi, e sono convinto che con loro noi siamo sempre lì dietro e partecipiamo, comunque, per l'amor di Dio. Soltanto che a questo punto, visto che abbiamo talmente tanti indicati, direi di far dire almeno un saluto a Corsini. Certo. Vicepresidente Corsini, per la prima volta i microfoni di Torino Sentese, con molto piacere. Abbiamo già detto quasi tutto, una serata straordinaria. Più che straordinaria. Quando vedi la gente che entra al palazzetto entusiasta e ne esce ancora più entusiasta, è un piacere. Per noi è un grande piacere. Ecco, come... è la benzina per il motore. Come sei arrivato a questo cambiamento in positivo dopo le prime partite un po' incerte, diciamo? Beh, abbiamo cambiato direttore sportivo, abbiamo il segreto è quello lì. Il segreto è tutto lì, te lo voglio dire. Direttore sportivo, quello... c'è mica niente. Quello. Lì abbiamo cambiato direttore sportivo, e fine del film, non ce n'è più per nessuno. E poi noi siamo una società umile. Sei d'accordo? No, sai cosa abbiamo di bello? Lo facciamo esclusivamente per passione, non abbiamo una gran competenza, questo è vero, però sapersi fare consigliare dalle persone giuste e comunque le decisioni prenderle tutte assieme, questo è molto importante, cosa che prima non è mai successo. Noi si vota sempre per qualsiasi decisione, è stato votato anche per usare negli spogliatoi. Sì, io conto per le bagianate, capito? Cioè, voglio dire, bisogna sempre, cioè, siamo in cinque che votiamo, praticamente, quindi la maggioranza c'è sempre, no? Cioè, perché è un numero dispari, quindi la maggioranza dopo accetta. Al parco, al sale, negli spogliatoi c'è sempre un... No, ma cioè, tante decisioni, cioè, voglio dire, guarda il ricorso, io ripeto, non ero d'accordo, ma per motivi miei. L'abbiamo fatto, io sono andato a Roma, cioè voglio dire, sono andato a Roma con loro due, cioè non c'è mica niente bene, cioè voglio dire, ho partecipato volentieri, cioè voglio dire, capito, sono entrato, cioè, l'amor di Dio, cioè una volta hai ragione tu, una volta hai ragione l'altro, ognuno, ripeto, apporta le sue piccole cose, questo è il bello di questa società, che non è mai esistita una cosa così, sì, l'avete detto, mai. Cioè, le decisioni erano sempre unilaterali. Adesso siamo in cinque e ognuno dice allora alla fine dai votiamo, cosa facciamo? Tinto sulla mano, fine, cioè voglio dire, questo è bello. Si affrontano meglio le situazioni. Forse proprio questo è il segreto che chiedeva. Sì, ragione. Le soluzioni si trovano meglio, sì. I problemi vengono risolti meglio. Sarebbe un modello da esportare a Roma. Come? È un modello da esportare a Roma. Io l'impressione che ho visto là dentro. Ma anche io ho video un po' più politici. Per dappertutto, cioè ti dico, io sono tanti anni che vedo queste cose qua. Prima ero nella
dirigenza del calcio, hai capito, nel Reno Centese, abbiamo vinto la Coppa Emilia, abbiamo vinto, voglio dire, ho visto queste cose, cioè non c'è un ricorso che vada bene, non esiste. Tu puoi ricorrere il cazzo ti pare, ma non te lo ti bocciano sempre. Però era un atto dovuto, cioè, verso i giocatori, verso la gente che dopo. Probabilmente verso la gente, hai capito? Io non l'avrei fatto, ma per un motivo, cioè voglio dire, ci è costato, ci costa 700-800 euro solo per ricorrere. Poi noi siamo andati a Roma, noi a nostre spese, cioè voglio dire, hai capito? Quindi noi ci abbiamo lasciato noi altri 500 euro, ma di nostra tasca, non del, hai capito? Cioè voglio dire, quindi se dovessero essere usciti dalla società sarebbero stati 1.300-1.400 euro, che sembra una cazzata, no? Cioè però in un monte che comincia ad essere così elevato come stai spendendo, allora se ne risparmi 1.000 qui, 1.500 lì, 2.000, perché io sono il ragioniere della situazione, no? Danno tutti a me, allora ho detto, doc, dai, quanto abbiamo? Con due commercialisti dentro li fai dai conti. Li faccio io. Bravo, cioè hai capito? E questo io ho sempre detto che gradirei smettere di fare. Io dopo faccio tutto, telefono, faccio il contratto, tiro, mollo, hai capito? Però tutto viene da Dimo, perché io non conosco mica i giocatori, neanche lui conosce i giocatori, nessuno del nostro gruppo conosce i giocatori. Quindi noi dobbiamo avere una persona esterna che ci dice quello è buono, quello è triste, quello di cui ti fidi ovviamente, hai capito? E dopo noi facciamo i contratti, no, beh, non va mica più, no? Ma allora, se andare avanti fino a domattina. No, no, adesso andiamo a mangiare. No, adesso andiamo a mangiare. C'è Paolo che ci aspetta. È stato molto bello, ci vediamo sabato sera. Perché siete già prenotati. Già prenotati, perché sabato sera ti do le nuove previsioni.